La Pieve è una piccola chiesa di stile romanico risalente all'undicesimo secolo sull'Appennino bolognese. La Pieve sorge nella valle del Vergatello, fra il comune di Vergato e Casteldaiano, ambedue nella provincia di Bologna. Fin dal Medioevo i centri abitati più vicini erano Casigno, Roffeno e Cereglio. Questa chiesa venne costruita su un'importante via di pellegrinaggio che portava a Roma. La Pieve è una delle più suggestive ed antiche chiese romaniche della diocesi di Bologna. È sconosciuta la data di costruzione. Di grande interesse sono le torri di guardia, l'abside semicircolare in aria, il fonte battesimale e un suggestivo antico cortile. Le Pievi sono state per un lunghissimo periodo una delle istruzioni religiose che nelle campagne più hanno contribuito alla diffusione della fede cristiana. La Pieve di San Pietro di Roffeno fu ricostruita, come testimonia una lapide ancora infissa nei muri della chiesa, nel 1155. Si può quindi ragionevolmente supporre che già nell'undicesimo secolo sorgeva nello stesso luogo una chiesa dedicata al più noto e importante martire della chiesa. Nel XIV secolo, al culmine della sua espansione, ebbe alle sue dipendenze ben 12 chiese. L'antica Pieve di San Pietro è un esempio in parte ben conservato di una chiesa romanica rurale. Ha una pianta basilicale, con struttura rettangolare e abside semicircolare orientato, cioè rivolto a est. La facciata, costruita con pietra vista, ha la tipica forma romanica capanna, col tetto a due falde. Al centro c'è la porta d'ingresso, sormontata dal rosone, finestra tonda, e dalla croce. Una seconda porta minore è aperta sul lato destro, sud. I muri a sud e ad ovest sono stati ricostruiti probabilmente su fondamenta romaniche. Ipotesi questa suffragata dalla porta romanica nella parete sud. La parete nord, che non è parallela all'asse della chiesa, sembrerebbe non originale. Nella planimetria qui sotto presentata è ipotizzata la possibile posizione originaria della parete nord. L'abside è un'opera particolarmente ben fatta, costruita con pietre lavorate. È ornata da un fregio d'archetti poggianti su beccatelli. Presenta tre monofore, delle quali quella centrale è ornata con decorazioni a basso rilievo, stupendamente scolpite. Le strette finestre fanno entrare poca luce, permettendo così il raccoglimento e la preghiera, ed invitando i fedeli ad anteporre lo spirito ai pensieri della vita quotidiana. L'abside è la parte più antica della Pieve, perché non ha subito rimaneggiamenti e non è mai stata ricostruita. Nel muro esterno dell'abside è murata una lapide che ricorda la ricostruzione della chiesa fin dalle fondamenta avvenuta nel 1155. La chiesa è dedicata alla Vergine Madre di Dio e ai Santi Pietro e Giovanni, intitolazioni tipiche delle pievi medievali. Nel 1600 le navate laterali furono sopraelevate con una giunta muraria esterna per allineare i livelli delle stesse a quello della navata centrale. Tale sopraelevazione è maggiormente visibile nella parte sinistra della facciata e nel fianco nord. Di fronte al lato sud della chiesa si ergono altri edifici, quali una graziosa corte ed una torre trecentesca che ricordano come una Pieve medievale doveva essere quasi una cittadella. Munita di opere defensive, poiché in essa, oltre all'arciprete, vivevano persone adibite alla cura delle anime e dei beni fondiari di proprietà della chiesa. La Pieve internamente è divisa in due parti, l'abside e le navate, divise a loro volta in due laterali e una principale. Negli angoli a destra e a sinistra, entrando, ci sono due cappelle. In quella sul c'è il fonte battesimale, mentre l'altra conduce ad un balcone sopra la porta principale. Le navate sono divise da sei colonne distribuite in fila da tre. L'abside è una forma semicircolare con l'altare al centro. Questo permette di celebrare la messa sia con le spalle al popolo che rivolti verso esso, data la sua forma quadrata. Il tetto è abbastanza alto ed è serrato da travi messe a forma di triangolo isoscele, una forma tutta particolare che è chiamata a capriate. L'abside internamente è a volta e conserva in un angolo le colonne originarie di stile romanico. L'abside è ricca di affreschi. Sulla volta sono rappresentati con figure femminili le quattro virtù cardinali. La prudenza, che si guarda alle spalle con uno specchio. La temperanza, che versa del vino in un bicchiere.
la giustizia con la bilancia armata di spada. E la fortezza, che purtroppo non si è riuscita a restaurare. Sono rappresentate in due lunette scene della Bibbia. In una è raffigurato Gesù con l'angelo nella notte dell'orto degli ulivi. Nell'altro viene ritratto mentre due soldati gli pongono sulla testa la corona di spine. Nella volta centrale è dipinto San Pietro, che riceve le chiavi del paradiso insieme agli angeli. Al centro della piccola cupola, un dipinto riproduce il paradiso con la Trinità e gli angeli. Le navate laterali sono ricche di dipinti riguardanti i personaggi religiosi. Nella navata di destra c'è una statua di San Pietro, mentre dalla parte opposta è conservata una statua di San Giuseppe con il bambino. Inoltre è presente un crocifisso di legno. Su una colonna della navata sinistra viene rappresentato un dipinto raffigurante la Madonna con in braccio Gesù. Sullo sfondo c'è una chiesa simile a quella di Loreto, per cui varie persone hanno pensato che la pittura muraria raffiguri la Vergine Lauretana, ma si è arrivati alla conclusione che molto probabilmente questa chiesa sia la Pieve, perché di fianco c'è una torre campanaria, anche se molto sbiadita. L'interno appare molto buio, questo perché i realizzatori dello stile romanico preferivano le chiese poco luminose, in quanto la mancanza di luce e di molti arredi contribuiva alla concentrazione dei fedeli, che potevano raccogliersi senza troppe distrazioni, meditando e pregando. Un tempo le finestre erano semplici monofore, cioè finestre formate da un'unica apertura, circondate da affreschi ora scomparsi. Poi ne sono state costruite altre per meglio illuminare l'interno. Un altro elemento che ha subito interventi è l'intonaco. Esso in alcune zone si è leggermente distaccato dal muro, diventando soggetto allo sgretolamento. Qui i restauratori hanno agito colmando questi spazi vuoti. Entrando nella Pieve di Roffeno vediamo molti oggetti, pitture, quadri, ma noi abbiamo la fortuna di possedere qualcosa di veramente interessante e significativo, il fonte battesimale. Un tempo una chiesa si poteva chiamare Pieve solo quando in essa era presente il fonte battesimale, perché con il battesimo si entrava a far parte del popolo, plebe della chiesa. Gli storici hanno un dubbio, anzi un grosso dubbio a proposito di questo oggetto. Non sono sicuri che sia un fonte battesimale. Alcuni sostengono che questo catino poteva essere utilizzato come acqua santiera o vasca per le offerte, ma l'ipotesi più certa è che sia effettivamente un fonte battesimale antico, perché vi sono raffigurati dei delfini che simboleggiano la salvezza. Inoltre, con l'ultimo restauro, è venuto alla luce il bassorilievo di un tralcio di vite, simbolo dell'unione dei cristiani con Gesù. Se si accetta questa teoria, ne consegue che questo oggetto religioso risulta tra i più antichi della diocesi di Bologna. Nella parte esterna vediamo alcuni delfini legati tra loro per mezzo della coda. Il delfino simboleggia Gesù, colui che salva l'uomo dalla morte, rappresentata dal mare. Più in basso vediamo la vite e tralci che simboleggiano Gesù, l'uomo e il loro legame. Inoltre possiamo vedere che esso è composto da più parti. La cupola è stata girata verso il popolo per farlo assistere al battesimo del bambino. Sopra di essa è collocata una colonnetta che si pensa dovesse sostenere la statua di San Giovanni Battista. Il manufatto è in pietra arenaria. All'interno vediamo una piccola scanalatura che trasportava l'acqua fino a farla uscire nella parte inferiore del catino. C'è anche la firma di un autore. Il fonte battesimale fu collocato dove ora nel 1959, mentre prima si trovava su un altare, come era stato ordinato dal Concilio di Trento nella seconda metà del 1500. La Pieve fu costruita dai maestri comacini nel X-XII secolo. I maestri comacini erano costruttori e scultori forse originari della zona di Como, attivi dal VII all'XI secolo, che mantennero viva la tradizione tardo-romana e paleocristiana.
Poi, nel 1469, è stata in parte ricostruita e ristrutturata, anche se gli architetti di questo periodo hanno copiato stili più antichi. Questa è la teoria più credibile, ma sull'origine di questa chiesa battesimale, a parte l'ipotesi della derivazione del nome del luogo da un prediale romano, cioè un possedimento, un podere, le opinioni sono contrastanti a tutte legate alla dotazione del bellissimo fonte battesimale. Questo oggetto è tra i più antichi della diocesi di Bologna e chi lo data all'epoca longobarda sostiene che anche la chiesa dovette essergli coeva, che invece parla di un lavoro dei secoli XI e XII, data anche la pieve di Ruffeno a quest'epoca. Comunque, con molta certezza, già nel Medioevo la chiesa era governata da un arciprete, cioè un prete primario tra canonici e parroci. Sappiamo ciò grazie al ritrovamento di un documento risalente alla metà del XII secolo, il quale testimonia l'affidamento del monastero di Santa Lucia all'abbazia di Nonantola, citando l'arciprete della Pieve di Arofeno. Questo stupendo luogo, nel giugno 2007, ha avuto l'onore di ospitare la visita pastorale del cardinale di Bologna, Carlo Caffarra. La visita pastorale è l'incontro del vescovo, che si reca nelle varie parrocchie con i fedeli della propria diocesi. Lo stile romanico si sviluppa tra il X e il XIII secolo, ma viene definito romanico nel XIX, perché le tecniche costruttive si rinnovarono, riprendendo dalla tradizione romana in modo semplificato. Esso si evolve tra l'alto e il basso medioevo. Il romanico è l'arte che si sviluppa nell'Europa centrale e meridionale, dove ci fu una grande fioritura di chiese, di monasteri e pieve rurali. Il monumento tipico dell'arte romanica era la cattedrale, essa sorgeva al nucleo della città e rappresentava il centro della vita della comunità e della religiosità. La facciata della cattedrale romanica può essere principalmente di due tipi, a capanna e a fronte. La cattedrale è di solito affiancata da una possente e robusta torre campanaria. I portali della chiesa possono essere tre o uno ed hanno vani rettangolari, quello centrale spesso caratterizzato da un rosone. La pianta delle chiese romaniche è a croce latina. Le navate sono solitamente tre e terminano con uno o tre absidi semicircolari, quello centrale di lunghezza maggiore delle laterali. Le colonne sono spesso decorate da un tipico romanico, la volta. Essa è detta volta a crociera, ma nasce dall'incrocio di due volte a botte. Lo spazio coperto da una volta a crociera viene chiamato campata. Le colonne non sono decorate solo da volte, bensì anche da capitelli. Essi, solitamente in marmo, sono scolpiti seguendo lo stile corinzio. L'interno è intonacato a fresco. Le pitture raffigurano alcune scene tratte dalla Bibbia, perché in questo modo anche le persone più povere, generalmente analfabete, avevano la possibilità di interpretare il Sacro Libro guardando le immagini. Nella pittura romanica le figure sono realistiche, si ispirano al mondo della natura, ma non compaiono frequentemente come nello stile gotico. In genere l'immagine di Cristo è collocata centralmente, mentre la raffigurazione della Vergine Maria sono in posizioni laterali. Molto usato è anche lo stile della miniatura, usato negli scritti ad uso liturgico e nei libri offerti in dono. Gli elementi del romanico. Il portale è costituito da un arco a tutto sesto, sfasato verso l'esterno, ed è riccamente decorato con sculture raffiguranti scene religiose o animali simbolici e con fasce decorative di tipo geometrico floreale. Gli archi sono solitamente a tutto sesto, cioè semicerchio, di derivazione romana. All'interno, nelle chiese romaniche, per reggere gli archi e le volte a botte, si usano i pilastri, che sono solitamente polistili, cioè formati da più colonne. Le colonne si usano soprattutto nelle cripte e nei matronei. I capitelli sono in genere di funzioni decorative e sono decorati con bassorilievi. Spesso vengono utilizzati i capitelli dei templi romani, ionici o corinzi. I tetti sono in genere a due falde, poco inclinati. Le decorazioni sono costituite da archetti pensili. Loggette pensili, finte logge che si trovano sulla facciata sotto il rosone oppure sull'abside.
Rosone, ampia finestra circolare somigliante ad un fiore, caratterizzato da motivi ornamentali disposti a raggiera, archetti e colonnine, che si trova al centro della facciata romanica o gotica. Fregi di mattoni, di solito il motivo ornamentale viene realizzato con mattoni di diversi colori. Le lesene sono semipilastri appoggiati ad una parete, a volte sporgenti a base di capitello, altre volte decorate. Nelle chiese romaniche, sulla facciata scandiscono la divisione tra le navate. Il matroneo è il luogo riservato alle donne. La cripta è un ambiente che si trova sotto il presbiterio della chiesa, dove ci sono i resti del santo cui è dedicata la chiesa. Nella cripta potevano anche essere sepolti prelati o altri personaggi di rilievo religioso o politico. La cripta è a volte grande come una chiesa. Il pulpito è una struttura di legno, marmo o pietra, in genere a pianta poligonale, destinato nelle chiese al predicatore. Può essere autonomo o addossato ad una colonna fuori dal presbiterio. È decorato con altorilievi o bassorilievi. Le finestre sono alte e strette, possono essere bifore o monofore.